Papa Francesco è stato salutato ad Alessano dal vescovo di Ugento, Monsignor Vito Angiuli, e a Molfetta dal vescovo della diocesi, Monsignor Domenico Cornacchia. Ascoltiamo un breve passaggio delle testimonianze dei due presuli. Molto è stato scritto e detto in questi 25 anni su Don Tonino. La più bella testimonianza è quella offerta da lui stesso. Così egli scriveva: volevo diventare santo, cullavo l'idea di passare l'esistenza tra i poveri in terre lontane, aiutando la gente a vivere meglio, annunciando il Vangelo senza sconti e testimoniando coraggiosamente il Signore risorto. Siamo persuasi che questa sua aspirazione si è pienamente realizzata ed è diventata per noi uno stimolo a incamminarci sulla via della santità, quella che lei ci ha invitato a percorrere con la sua recente esortazione apostolica «Gaudete ed exultate». Il cardinale Carlo Maria Martini, che ha conosciuto personalmente Don Tonino, ha scritto che in lui brillava la centralità assoluta del mistero di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Anche Monsignor Angelo Magagnoli, rettore del seminario dell'Onarmo di Bologna, era convinto che Don Tonino era stato uno strumento docile per scuotere dal torpore tanti cristiani, e aggiungeva: non mi meraviglierei se domani la Chiesa lo dichiarasse santo. Della celebrazione eucaristica vissuta in questo meraviglioso affaccio sul porto di Molfetta, la gioia che pervade i nostri cuori e splende sui nostri volti, esprime ancor più delle parole i sentimenti di filiale affetto e di sincera gratitudine per il magnifico dono della sua presenza in mezzo a noi. Vorremmo abbracciarla e dirle coralmente: grazie Santo Padre, grazie Santo Padre, per averci concesso questa graditissima visita nella quale vediamo ancora una volta il segno della sua attenzione per la nostra terra di Puglia e in particolare per la diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, diocesi guidata per poco più di un decennio dal servo di Dio Don Tonino Bello, che in piena sintonia con lei ha coltivato il sogno di una chiesa povera e per i poveri. Se oggi Don Tonino fosse con noi, avrebbe appena un anno in più di lei, Santità, e come sarebbe felice di ascoltarle e di vedere tradotto nei suoi gesti il discorso sulla Chiesa del Grembiule. 25 anni fa, proprio in questo giorno, calava sulla nostra città un velo di profonda mestizia per la prematura morte del pastore da tutti amato, stimato ed ammirato. Per le strade c'era un grande silenzio. Tutti erano in preghiera per accompagnare il trapasso del vescovo che profumava di popolo e che veniva acclamato già santo. Oggi l'atmosfera è assai diversa. Si respira aria di esultanza perché sentiamo che Don Tonino è vicino a noi e con noi glorifica il Cristo Buon Pastore, che egli, ne siamo certi, ormai
contempla direttamente. Don Tonino non ci ha mai lasciati. Egli che era per tutti il santo della porta accanto, come vostra santità ha recentemente scritto, ora è più che mai vivo nel cuore della nostra gente. Un segno della sua presenza è in ogni casa, nelle parrocchie, negli ospedali, nei bar e nei luoghi di lavoro, perfino nelle strade delle nostre città. Come se il tempo non fosse passato, continuiamo a sentire la forza delle sue parole, l'empito dei suoi messaggi, l'efficacia dei suoi discorsi, la profezia della sua testimonianza e soprattutto percepiamo la sua intercessione dal cielo per questa Chiesa che ha tanto amato e per la quale ha voluto offrire la propria vita.